Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Come sempre partiamo dalle immagini del satellite, situazione abbastanza tranquilla, in fin dei conti in gran parte d'Italia. Sì, degli annuvolamenti al momento sono presenti, ma senza grandi conseguenze, però questa nuvolosità più compatta tenderà ad avvicinarsi al nostro paese, porterà nuovi temporali a partire da stasera sulle regioni di nord-ovest. E quindi vediamo cosa capiterà con appunto il ritorno di queste piogge in serata al nord, specie al nord-ovest, ma in parte anche sulle regioni di nord-est. Il centro-sud invece ancora situazione tranquilla ma gran caldo nelle regioni meridionali, lo vedremo meglio tra poco. Domani giornata che ancora vedrà, specie la prima parte del giorno, delle piogge al nord, nuovamente soprattutto al nord-ovest e anche sulla parte medio-alta delle regioni di nord-est. Dal pomeriggio di domani queste piogge tenderanno ad allontanarsi. Ma facciamo un passo indietro. Parliamo intanto della sabbia che è arrivata sull'Italia. Venti di scirocco spingono questa polvere, questa terra sui nostri cieli e poi dove piove cade giù. E quindi nelle regioni settentrionali piove sabbia. In questi giorni ce ne accorgiamo sulle nostre macchine che poi al termine dell'acquazzone sono zozze, diciamola tutta. E andrà avanti così, anche le prossime piogge saranno accompagnate da terra e sabbia che, ripeto, viene richiamata dallo scirocco, addirittura dal Sahara, arriva dal Nord Africa. Andiamo ancora avanti e parliamo ora di temperature, perché quello scirocco spinge i valori fino a punte davvero molto alte al sud, con Palermo che registra i 39-40 gradi nella giornata odierna, ma in tutto il sud temperature davvero elevate. Come vedete però anche nel resto d'Italia non si scherza. Poi domani avremo una leggera attenuazione delle temperature al sud perché si calma un po' lo scirocco, ma sabato torneranno valori elevati, sempre e soprattutto nelle regioni meridionali. Weekend quindi che in tutta Italia sarà ancora in segno di temperature alte, però nel fine settimana, ecco, vi garantisco anche condizioni meteo buone, solo l'estremo nord-ovest potrebbe vedere ancora un po' di variabilità. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.